attenzione a Mary, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo. Non è ti amo, la Roma in vantaggio. Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallorossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle. C'è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto in mani, lasciami trovare una parola perché la parola inizia con una M e non posso dire questa parola, però hanno ricevuto in mani tanti errori che altri hanno fatto. Thiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto soldi per fare face a tanta cosa che è stata fatta prima e gente che ride. E qualcuno sicuramente ride con le tasche piene di soldi. Eccoci qua, buongiorno, la forza d'abitudine. Buongiorno a tutti gli amici di RomaGiallorossa.it 10.51, siamo nel nostro canale Twitch oggi perché vi volevo far vedere questa meravigliosa maglietta. José, portaci la coppa con il logo di RomaGiallorossa.it che potete tutti acquistare tramite il nostro shop di RomaGiallorossa.it. Andate su RomaGiallorossa.it, cliccate su shop e poi vi rimanda allo shop. Tra l'altro c'è anche questa maglietta, la facciamo vedere, la centriamo, eccola, Road to Zopa Zopa Tirana, con il logo di RomaGiallorossa.it. È un bel regalo da farvi per la finale di Tirana che si giocherà appunto il 25, tra una settimana esatta, e noi saremo in diretta praticamente dalle 10 alle 11 della mattina su Twitch, tutto su Twitch andrà, poi dalle 15 alle 18 la
la trasmissione che si intitolerà Maratona Tirana, quindi dalle 10 alle 11 aspettando Tirana, dalle 15 alle 18 Maratona Tirana e poi dalle 20:15 fino a notte fonda la radio cronaca in diretta di Roma Feyenoord con me, quindi con la maglietta celebrativa. José, portaci la coppa, mi raccomando, è un must che dovete tutti avere assolutamente, eh? E questa invece è la colonna sonora che ci accompagnerà praticamente per tutta il pomeriggio, la mattinata, il pomeriggio, la sera di Tirana, ovvero questa canzone che si chiama tipica albanese Lulli Lulli e Mazza Mazza, che appunto sarà da colonna sonora verso dritti dritti verso Tirana. Mi raccomando, una maratona da non perdere, una maratona da non perdere. Però prima di fare questo ho alcune cose da dire e le devo dire perché io non mi tengo dentro niente, perché gli hater per queste magliette, vedete queste magliette, Giuseppe portaci la coppa, che vengono vendute, pensate un po' voi, a un prezzo irrisorio di 11 euro più spese di spedizione 5 euro, quindi in tutta Italia prezzi fissi 11 euro, spese di spedizione 5 euro, totale 16 euro. E a me, lo sapete quanto arriva a noi di romaggiorerossa.it? 3,67 euro, 3,80 euro di commissione. Noi non ci prendiamo i 16 euro o gli 11 euro del prezzo di vendita, noi ci prendiamo 3,67 euro, 3,70 euro praticamente. Questo è quello che noi ci prendiamo, cioè niente. Quindi non lo facciamo per arricchirci, non ci arricchiamo certo, anche se abbiamo venduto tantissime magliette, non ci arricchiamo con questi 3,70 euro, 3,67 euro, assolutamente no. È un modo per vivere la Roma con più entusiasmo, con tanto entusiasmo, però c'è chi questo entusiasmo lo sta rovinando, e mi riferisco agli hater, soprattutto a uno stalker, Federico, che è uno stalker perché è venuto numerose volte sotto casa mia, proprio sotto la mia abitazione, a citofonarmi, a fare foto di una proprietà privata, addirittura del citofono, che è stato denunciato sia a novembre che a dicembre 2021. Poi farò vedere tutti gli atti al commissariato, alla stazione di polizia di Santa Maria del Soccorso. E ancora questo continua a dire che sto su una sedia a rotelle. Io mi alzo, eccomi, mi sono alzato, non sto su una sedia a rotelle, solamente che è più facile dire che sto su una sedia a rotelle. Ma poi ha detto che sono stato processato per stalking. Volevo dire solo una cosa a tutti coloro che dicono che sono stato processato per stalking, che io non ho subito alcun processo per stalking, nessuno. Accusa che qualcuno un po' fumantino ha fatto nei miei confronti, quindi un'accusa che è decaduta, perché il fatto non sussiste, è decaduta subito. Io posso denunciare pure per stalking chi non mi ha fatto niente, se poi non ci sono le fondamenta dell'accusa, l'accusa decade immediatamente, no? Questo tanto per dire una cosa. E l'accusa infatti è decaduta immediatamente e non ho subito alcun processo. Tant'è vero che chi ha naturalmente fatto questa accusa infamante, mi ha praticamente denunciato per stalking,
è stato condannato alla restituzione del sito romagiallorossa.it nel 2014, e poi è stato appunto anche, ho ricevuto anche un risarcimento economico per questa cosa. Quindi attenzione, informatevi bene, mandate i vostri legali alle procure, vedete se, o informatevi i grandi giornalisti che scrivono certe cose, se appunto io sono stato querelato per stalking veramente, ed è vero, ma poi l'accusa è decaduta, quindi cari lor signori che dicono che io sono un esperto di stalking, gli stalker siete voi, perché voi minacciate me, la mia famiglia, venite sotto casa eccetera e citofonate e fotografate il mio citofono in una proprietà privata, perché chi varca il cancello è proprietà privata, ed è un reato, non è come fare una foto ai giocatori della Roma da un palazzo in uno spiazzale aperto, no, se mi fotografassero e io non potrei dire niente, potrei dire al massimo non mi fotografare per favore, ma non posso dire niente se mi fotografassero in un luogo aperto. Invece varcare la proprietà privata, quello sì, è un reato. E io farei poco lo spiritoso. Andate a chiedere alla stazione dei carabinieri di Santa Maria del Soccorso, andate a chiedere alla procura che ha aperto un'inchiesta per violination. Non me lo sto inventando io, la procura ha aperto veramente un'inchiesta per violination. Andate a chiedere che chi ha aperto il procedimento per violination, non io, la procura di Roma, che sta indagando ancora, perché purtroppo sono soggetti che sono anche all'estero, e stanno indagando su questi personaggi. Ma non è che le indagini iniziano oggi e finiscono domani, ci vuole un tot di tempo per far finire le indagini. E tra l'altro siamo a tempi anche abbastanza recenti, perché abbiamo denunciato il fatto a novembre, dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 5 mesi di indagini sono ancora poche, e la procura insieme alla polizia postale sta indagando ancora e sta leggendo tutti i messaggi, sia quelli che scrivo io sia quello che scrivete voi, tutti i messaggi, ma tutti, non me lo sto inventando io, mi ha detto il maresciallo dei carabinieri, non me lo sto inventando io. Noi abbiamo fatto una denuncia, la famiglia Pioli ha fatto la denuncia al maresciallo dei carabinieri, alla stazione dei carabinieri di Santa Maria del Soccorso. Andatevi a informare, anzi presentatevi, costituitevi stalker che non siete altri, che oggi tra l'altro hanno minacciato anche un giornalista di morte. E qui mi riallaccio al solito discorso e poi cambiamo argomento, un altro discorso. Quello che è accaduto nella nottata di ieri, a me non ha preso le parti a nessuno e io non voglio prendere le parti di nessuno. Io dico solo che chi ha aggredito il giornalista deve semplicemente, o il gruppetto di giornalisti, quei due giornalisti, devono semplicemente vergognarsi di quello che hanno fatto. C'è, per dirla nei soldoni, la sicurezza della Roma, che conoscono benissimo tutti i giornalisti che ruotano intorno, che hanno fatto alcune foto della serata conviviale che hanno fatto i giocatori della Roma a cena fuori. Era anche in un luogo all'aperto, se volevano potevano rimanere a chiuso con l'aria condizionata, invece in un luogo all'aperto. Sono saliti al piano di sopra, hanno fatto alcune foto e c'è un gnappetto piccolissimo con due braccia, sì, il doppio delle mie, ma era piccolissimo, che ha messo faccia al muro il giornalista Gianluca Lengua, lo possiamo dire perché su tutti i giornali, l'ha aggredito. Tra l'altro lui ha raccontato anche la sua versione dei fatti ed è su tutti i giornali, lo ripeto, ed è una cosa vergognosa. E ho sentito dire gente, scrive nei commenti sotto la notizia che riportavamo noi, hanno fatto bene. Io mi auguro che chi ha scritto signore di ogni età, signore, madre di famiglia, che hanno detto hanno fatto bene. Ma se lo facessero a tuo figlio o a tuo nipote, vecchia rincoglionita che non sei altra, se lo facessero a tuo nipote, a tuo figlio,
quello che fanno a me, quello che fanno agli altri. Ma vergognatevi, ma vergognatevi. Ma chi siete? Hanno fatto bene, perché i giornalisti sono tutti una categoria di merda. Certo, è vero, perché non c'è un ordine che li tutela. Non c'è un ordine che li tutela. Avete letto un comunicato della Roma? Niente. Avete letto un, e lo sto dicendo alle 11.03, ancora nessun comunicato della Roma di scuse, di niente. Avete letto una nota dell'ordine dei giornalisti del Lazio? Niente. Avete letto qualcosa che ha scritto Lussi? Niente. Niente di niente. Vergogna. Perché a me non mi avete difeso. Agli altri non avete difeso. Quindi l'ordine dei giornalisti è solo... Devi pagare i 100 euro l'anno. Devi pagare la cassa di previdenza per la pensione. Basta. Questo devi fare. E devi stare pure zitto. E se ti lamenti, stai pure zitto. Ma non con me. Non con me. Per le vicende che mi riguardano, io preannuncio, i tempi tanto ci sono, lo posso fare pure tra 20 giorni, un mese, due mesi, tre mesi, un anno, ci sono i tempi, posso farlo quando mi pare, preannuncio querela all'ordine dei giornalisti, al presidente dei giornalisti Guido D'Ubaldo, che pensasse a fare il presidente dei giornalisti invece di scrivere quattro stronzate sulla Roma, sul Corriere dello Sport, che oggi non fa menzione minimamente di quello che ha scritto, di quello che è accaduto ieri sera, o di quello che è accaduto a me, anzi ha scritto sul Daily Nation, sul sito del Corriere dello Sport, scrivendo anche stronzate, tanto l'abbiamo querelato tutti, non vi preoccupate, che prima o poi a chi più a chi meno arriva, quindi non vi preoccupate, è questione di tempo, È questione veramente di tempo. Quelle signore, quelle madri di famiglia che hanno scritto hanno fatto bene. Quei coglioni che hanno scritto sotto hanno fatto bene. Dovevano ammazzarli. Vergognatevi, io mi auguro che accada alla vostra famiglia, ai vostri figli, a vostra moglie, alle vostre puttane di fidanzate. Questo deve accadere. Alle vostre mogli. Alle vostre fidanzate, ai vostri mariti, questo deve accadere, ai vostri, no, mariti no, perché magari se siete pure contenti, ai vostri figli, ai vostri nipoti. Episodi di bullismo, episodi di minacce, lesioni, sta parlando di lesioni, di lesioni. L'hanno messo faccia al muro, a me mi hanno preso per il culo per tutto il mondo. Vergognatevi. Io mi indigno, non tanto che l'ordine dei giornalisti, che sono dei pupazzi messi là, ma chi cazzo è D'Ubaldo? È un pupazzo messo là! Ma chi cazzo è? È un pupazzo messo là! Io mi indigno di quelli che dicono, hanno fatto bene! Marco Violi, devi stare pure zitto! Gianluca Marengo, devi stare zitto! Questo mi indigno, di questo! Ma mi auguro che lo facciano ai vostri figli, ai vostri figli, ai vostri nipoti. Me lo auguro che caldamente, me lo auguro caldamente, perché non meritate niente, non meritate niente, non meritate niente. Perché poi quando capita ai vostri figli, ai vostri nipoti, vedete come ve la fate sotto. Poi come quando le ragazze vengono stuprate, eccetera, però se le andate a cercare. Sessisti! Siete dei sessisti! Siete degli infami, fracichi, infami, fracichi. Io ho detto tutto. Quello che dovevo dire, l'ho detto. Non è una difesa a lingua, perché a me non mi ha preso le parti nessuno. Io, per quanto mi riguarda, sto facendo i miei passi. Lingua farà i suoi. E l'altro giornalista aggredito, ma non vi permettete di mettere in dubbio la professionalità dei giornalisti o di alcuni giornalisti. Non dovete fare tutta l'erba un fascio, perché a me anche i giornalisti mi hanno fatto del male, mi hanno minacciato, e c'ho le prove, le registrazioni, tutto quanto, tempo al tempo. Che tutto si appianerà, tutto, tutti i nodi vengano al pettine,
tutti i nodi vengono al pettine. Perché il tempo scrive che, ma nel lontano 2011, che mi aveva denunciato per stalking una persona qualsiasi, diventa verità. Senza dire che poi denuncia per stalking si passa, secondo loro, direttamente al processo. Io sono stato interrogato dal commissariato di Monteverde per l'accusa di stalking. Decaduta immediatamente. Non ho mai subito un processo. Decaduta. Anzi, abbiamo denunciato a nostra volta e abbiamo riottenuto il sito romagiallorossa.it nel 2014. Credo di aver detto tutto. Siete degli infami. Chi scrive, mi rivolgo a chi scrive, che meritiamo noi giornalisti queste cose. Siete degli infami. Ve lo auguro che accadano ai vostri figli, ai vostri nipoti, a tutti quelli che ci avete in famiglia. Ve lo auguro caldamente. Potete pure cancellarvi, perché questa sta su tutti i canali social. Potete pure cancellarvi. Non me ne fotte un cazzo, perché io vivo lo stesso. Io vivo lo stesso con i miei sponsor, con le mie aziende, con le mie collaborazioni che investono su di me e investono su romagiallorossa.it. Voi non contate un cazzo, almeno quelli che scrivono quelle cose. Anzi, se si cancellano, fanno pure bene, perché non sono degni di seguire romagiallorossa.it.